Oggi faremo una ricetta molto particolare, ragù alla bolognese, in maniera scientifica. Avremo bisogno di, per iniziare, due cipolle, due carote e due coste di sedano. Inizieremo a tagliarle. Mi ero scordato di dire, con la cipolla tropea viene ancora meglio. Mi raccomando, cipolla tropea, sempre. Dopo che le abbiamo pulite, tolta la buccia, sia delle carote che della cipolla, diciamo, procediamo nel tritare sia carote che cipolle che sedano. Una volta tritate le cipolle, triteremo il resto, ma verranno cucinate tutte in maniera separata, cipolle a parte e le altre verdure a parte. La carne uguale, verrà cotta a parte. La cipolla bene o male deve venire tritata così, quindi tritatela finemente e procedete. Dopo aver tritato le cipolle, mettete un po' di burro sulla padella, lasciatelo schiumare, deve diventare nocciolato, datemi il tempo. Sta schiumando e voi dovete aspettare solo il momento in cui smetterà di schiumare e diventerà nocciolato, fermo. Nel frattempo procedete tagliando le carote e il sedano. Allora, la regola vale per tutte e due, una in maniera grossolana e l'altra tritata in maniera fine, uguale per il sedano. Ora il burro è nocciolato, vedete che è fermo, ed è il momento giusto per metterci le cipolle. Vedere metà tritata finemente, metà grossolanamente, uguale farete con il sedano come avevamo fatto per le carote e avevamo detto farete con il sedano, una parte tritata finemente, l'altra parte grossolanamente. Una volta soffritte le cipolle, stando attenti a non bruciarle, le mettiamo da parte e procediamo con le altre verdure. Queste dovranno sudare, per farle sudare meglio aggiungete un pizzico di sale, fare in modo il sale che i liquidi verranno rilasciati in maniera più facile. Una volta che le verdure saranno soffritte, avranno sudato per bene, le possiamo mettere da parte insieme alle cipolle che abbiamo soffritto prima col burro. E ora passeremo alla carne. Dopo aver finito il soffritto, carote, cipolla e sedano, dobbiamo fare 2/3 di bovino, 1/3 di suino, pancetta, salsiccia e macinato di bovino. Ok, allora la salsiccia dovete sbudellarla, tirarla fuori con fettoni grossi. Dovete fare prima il maiale e dopo il bovino, poi vi faremo vedere il procedimento. Sbudellate la salsiccia a pezzettoni grossi, mi raccomando. È importante, prima di mettere il maiale, accendere il fuoco, far scaldare la padella in modo che diventi rovente per ottenere la reazione di Maillard. La reazione di Maillard, andate a cercarvela su internet. Una volta che la padella è diventata incandescente, tutto il maiale a parte senza aggiungere nulla, non bisogna metterci burro, non bisogna metterci niente. L'importante è che rimangano i pezzettoni grossi. Voi mescolate ma non aggiungete nient'altro, perché lo stesso maiale rilascia grassi. Cucinato il maiale, si aggiunge al soffritto. Poi passeremo alla carne macinata di bovino, che è grassa. Amalgamate il maiale al soffritto,
molto importante perché prende tutti gli odori e tutto il resto. Il segreto per un buon ragù alla bolognese è lasciare i pezzettoni grossi, come dicevamo prima. Quindi prendete il macinato, togliete la carta e lo buttate dentro. Uguale con questo. E non dovete mescolarlo, non dovete assolutamente mescolarlo. Dovete lasciarla così e non mescolarla, perché il collagene della carne deve raggrumare e fare in modo che dopo dovete mescolarla, toccatela nel meno possibile e mettete la carne agli estremi della padella. Il segreto è proprio questo: lasciare la carne ai lati in modo che al centro rilasci tutto il liquido che poi deve evaporare e la carne rimane secca e soffritta, ma non ci vuole nessuna aggiunta di nulla, perché la carne stessa rilascia il liquido. Guardate quanta acqua rilascia. Poi la carne sarà bella tostata. Un po' di vino. E la facciamo tirare finché il vino non sarà evaporato completamente. Dopo che avete fatto rosolare la carne col vino, mettete tutto dentro la pentola, le due e il maiale, poi aggiungete la carne che avete messo, non dovete mescolare, cosa che sto facendo, ma non dovete farlo. Bene. Allora, una volta amalgamato tutto, dovete mettere un po' di concentrato. Un po'. Così. E uno mezzo è andato. Tipo un tubetto intero e mezzo. C'è chi ci mette la polpa di pomodoro, i pelati, ma teoricamente abbiamo fatto una fatica della Madonna per togliere tutta l'acqua, quando in realtà dobbiamo lasciarlo molto secco e mettere dell'acqua in maniera diversa. Non mescolate mai, mai. Dovete solo mettere acqua. Una volta aggiunte 4 bacche di ginepro e un po' di alloro, continuate così. Non diventa liquido, non mescolate mai, accendete il fuoco. Dopo aver acceso il fuoco lo portate a ebollizione e quando è portato a ebollizione bisogna metterlo a fuoco minimo. Bisogna farlo sobbollire. Lasciatelo sobbollire per 4 ore almeno, poi passate le 4 ore, controllate e lasciatelo riposare per almeno altre 4 ore senza coperchio. Sta bollendo, sobbollendo, vedete il grasso, che sta bollendo. E quindi dopo 2 ore potete procedere con uno e due, no, forse due no, uno e mezzo di latte, latte. Una volta messo il latte, mescolate e fatelo bollire per almeno altre 2 ore. Questo è il colore che deve prendere. Bentornati in cucina col Mad. Dopo aver finito questo fantastico ragù, guardate che bello, guardate che bello com'è, i pezzettoni, faremo lasagne. Ovviamente non possiamo pretendere di fare la sfoglia, quindi le compriamo già fatte,
con il ragù fatto dal Med. Che buono.